Ti sei messo in testa? Il sombrero. Sembra un coglione. Ma per l'aspetto? No, per la forma. Se ne hai mai visto nella tua vita uno di questo colore, secondo me dovevi avvertirlo. Comunque andiamoci a fare il bagno. Dovrei metterla anch'io? No, 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 io l'ho messo soltanto per farmi prendere in giro. Ah, certo che lo devi mettere pure tu. No, io non me la metto quella cosa. A parte che si chiama cuffia, e poi come vedi tutti ce l'hanno. Veramente? Quel signore non ce l'ha. Vabbè, certo, quel signore è pelato, lui ce l'ha proprio di natura, va. Poi scusami, non ne potevi prendere una più carina? Ma mica ci devi fare le sfilate al nuovo trampolino. Quella di Dolce Gabbana era finita. Vabbè, senti, tu vatti a fare il bagno e mi rilasso qui. 20 euro d'ingresso? Ti potevi rilassare pure uno bicone. Ma poi in piscina si prendono i funghi. La cuffia e pure i funghi. Allora perché hai deciso di venire in piscina? Per fare una bella foto e fare capire agli altri che ce la passiamo bene. La piscina comunale. Con le giuste angolature sembra un posto privato. Anzi, inizia a farmi qualche foto. Tutti i santi del paradiso, guardate bene il mio viso. Mi volete aiutare? Facetemi anneare. Fatta. Ma non lo vedi che si vede il bambino dietro? Forse tu non hai capito che è pieno di persone, quindi è noi male. Aspetta il momento giusto che il bambino passi. Fatta. Ma si vede il trampolino? Meglio. Ma la gente non deve capire che siamo subito in piscina. Io la devo sbagliare a poco. Senti, io non posso combattere con queste frecciatine. Già mi ha bacciato chi di tomate. Vabbè dai, vai a farti in bagno così ti rilassi. Mi è passata la voglia. E allora levati quantomeno la cuffia. No, mi piace, voglio tenermela. Tanto ormai sei saldata con la fronte. Sono tipo un supereroe. Sì, Pallaman. Bambino, questa piscina è grande quanto Torino. Tu dove ti tuffi, cara avanzamina? Perché stai facendo così? È solo un po' d'acqua. Mia, se fosse arrivata a te, chiamavi la guardia costiera per farla risare. Capito, ma io mi sono fatta la piastra. Cioè, tu vieni con la piastra fatta in piscina? Ma io mica pensavo di farmi il bagno. Ah, tu vieni in piscina e non pensavi di farti il bagno? È come se vai al ristorante di sushi e non pensavi di mangiare pesce crudo. Ma lì posso ordinare anche il ravioli. Ho capito, ma in piscina mica devo fare i giri con i Josh. Comunque guarda quella signora. No, non guardo nessuno, per favore, perché poi mi dici: ah, ma guardi sempre le altre, guardi sempre le altre. Dai, tranquillo. Quale? Quella col filler. Quella col filler. Come si lo saccio? Che cos'è un filler? Dimmi quella col costume rosso, nero. Ma si vede palesemente che lei è l'unica ad avere il filler. Ha le labbra talmente gonfie che rimane a galla. Ah, in effetti sì. Mi aruga notte ave. Che devo fare? Ma perché secondo te si mette la maschera? Ma che cazzo ne so? Per guardare il fondale. Il fondale? Le mattonelle semmai. Magari esperta di mattonella e ci piace la ceramica. Ma in mare ha senso perché comunque vai di pesci. Signora, ma fa una cortesia, sa può levare questa maschera? Perché sennò si proprio tutta innata. Signora, le ignori, è pazza. Ah, io sono pazzo. Tu che ti apprechi ogni cosa? Ma io sto parlando con te. Tu mi buchi il cranio, meno male che ho questa cuffia che me la protegge. Ma levatela perché te lo comprime. Mi piace, signora, le piace la mia cuffia? Una cagata. Parlo, ah signora, casa metta la maschera per chi in piscina. Uno si sente nell'Oceano Pacifico. Vuole magari una fiocina? Attenta signora, c'è uno squalo. Vabbè, andiamocene dai, che è meglio. No, ho pagato 40 euro, ci stiamo qui fino a quando non ci buttano fuori. Se continui, questa cosa avverrà molto presto. Ma perché l'hai tolta? Mi si stanno formando gli stigmate. Mi faccio il bagno e me la faccio senza la cuffia. Bravo, continua. Mi tuffo pure dove è vietato. Sì. In testa a lei, signora, così la mascherina c'ha il samba tipo lenta a contatto. Amore, basta, torniamo a casa, ho voglia di fare famiglia. Tu, bambino che mi hai schizzato con l'acqua, gli ti spugni il braccio alla mozzicona. Ti aspetto in macchina. Va bene, andiamo. No, fatti buttare fuori dal bagnino, a dopo. Ok, ci penso io a questo culturista. Complimenti, che bei muscoli. Fa palestra, ma si vede. Incredibile, ma io lo so perché fa, perché è così. Tutte le ragazze sono completamente ai suoi piedi e io sono felice di questa cosa. Beh, anzi, se dico se viene una ragazza, quella che è tipo magra, mezza schizzata, e le dice com'è che lei mi ha buttato fuori, va, che cosa, 20 euro? Le vuole 40? Tanto ormai lo spe. Guardi, c'è la signora che sta negando.